dal nostro corrispondente nel 1943. Scarenna di Asso, un allievo ufficiale della Repubblica Sociale, è stato aggredito e colpito con alcuni colpi della sua pistola sul ponte della Fola, che porta allo stabilimento Oltolina poco prima della mezzanotte. Moribondo è stato trasportato nella portineria dell'Oltolina, ove è spirato. Passo ora la linea alla redazione per l'approfondimento di Paolo Ceruti. Grazie Monica, cari amiche e amici, buona Valassina. Questa tragica storia rientra nei tentativi di procurarsi armi da parte dei partigiani. Di solito finiscono con la consegna della pistola, ma quella notte qualcosa va diversamente, forse per la reazione del giovane militare repubblicano. Non si è mai saputo chi abbia aggredito la linea ufficiale, anche se una voce attribuisce l'agguato al gruppo di Prora, cioè Remo Sordo. L'aggredito si chiama Luigi Cangianelli e ha solo 17 anni. Viene da Maschito Potenza. Era figlio di Giuseppe, latifondista e direttore del consorzio agrario locale, arrivato in settentrione l'11 settembre a seguito dei tedeschi in ritirata dal suo paese. Sulla lapide della tomba nel cimitero di Asso, oggi non c'è più, è inciso: rabbiosa tempesta in fosco cielo di autunno qui uccise e travolse il camerata Luigi Cangianelli, giunto dalla terra lucana. Il giorno successivo arriva ad Asso un gruppo di camicie nere che perquisisce, controlla e ferma alcuni cittadini, peraltro estranei ai fatti, tra questi il democristiano Francesco Valsecchi e il socialista Carlo Manzoni. Il 18 al funerale sono presenti autorità, tra le quali il capo della provincia, ovvero sia il prefetto, Francesco Scassellati Sforzolini e altri militi. La cerimonia è officiata da Monsignor di Scacciati ed è interrotta da raffiche esplose da camicie nere al sasso della Pepina, nei prati sopra il cimitero. Per evitare rappresaglie sarebbe intervenuto anche Luigi Oltolina, titolare della Fratelli Oltolina.